giorno credo di farvi conoscere meglio la piattaforma Ipale perché sono contenta di vedere che a questo incontro di oggi ci sono molti volti nuovi, molte persone che non avevamo precedentemente incontrato nei nostri 5 anni di vita, quindi mi fa piacere e vediamo la piattaforma Ipale per l'educazione alla salute degli adulti, progettualità, crescita e scambio. Permettetemi di fare zoomare un attimo out, di allargare il punto di vista perché Epale fa parte della grande famiglia del programma Erasmus. Quindi siamo felici di essere proprio all'avvio della nuova programmazione settennale. Voi sapete, l'Unione Europea ha tutta una programmazione settennale in tutti i settori, anche nell'istruzione e la formazione, e quindi siamo all'avvio di 7 9 anni in cui Erasmus, che è appunto, come leggete, il programma più emblematico dell'Europa, il gioiello della corona, che ha creato una generazione Erasmus e insomma un po' il volto bello dell'Europa, come è stato definito da alcuni, quindi Erasmus ci accompagnerà ancora per altri 7 anni con una dotazione finanziaria che è molto interessante perché dai 14,7 miliardi del precedente programma siamo passati a 26,2 miliardi, il che non sono solo cifre, ma dimostrano proprio l'interesse della Commissione Europea, dell'Unione Europea nell'investire in questo programma, nell'investire nella crescita delle persone con tutti i principi che abbiamo visto finora anche nella presentazione del professoressa Bruschi, lifelong learning, soft skills, eccetera, eccetera. Quindi Erasmus per tanti è solo la mobilità degli studenti universitari. In realtà questo era nell'87, ma poi il programma è cresciuto, è un grande programma ombrello che copre l'istruzione scolastica, la formazione professionale, l'istruzione superiore e appunto l'apprendimento degli adulti e che fino ad oggi ha dato opportunità a oltre 10 milioni di europei di studiare e formarsi all'estero, a fare anche delle esperienze di stage e tanto altro, perché poi rientrano in Erasmus anche i settori della politica giovanili, quindi tutto il volontariato, i corpi di solidarietà che sono stati creati recentemente e il settore dello sport che avrà maggiore rilievo anche nei 7 9 anni. L'Unione Europea si trova adesso a fronteggiare le sfide della crisi del Covid, in primis la tutela della salute dei cittadini, ma anche le forti disuguaglianze sociali che purtroppo sono state accentuate in qualche modo da questa crisi e dal grave impatto sull'istruzione e sulla formazione. Insomma, i dati già stanno venendo fuori, ma è sotto gli occhi di tutti che una generazione, un anno di ragazze, forse più, insomma, è in qualche modo compromessa. Quindi le sfide a breve e lungo termine sono le creazioni di posti di lavoro, la ripresa economica, rafforzare la coesione e l'inclusione sociale, perché appunto Erasmus lo aveva già prima, ma ancora di più il nuovo programma, una forte curvatura di coesione e di inclusione sociale. E poi un'altra delle grandi priorità di questa Commissione europea, il cambiamento climatico e la sostenibilità, Green Erasmus. E non ultimo, ripristinare la fiducia nel progetto europeo, che forse a momenti si è persa. Adesso, diciamo, questo Covid ci ha fatto capire che, se mai ce n'era bisogno, che non ci possiamo muovere singolarmente come stati. Si tratta poi, ora sarebbe insomma lungo entrare in questo, trovare un forte coordinamento. Quindi, appunto, le priorità, ripeto, inclusione sociale, innovazione digitale e sostenibilità Green Erasmus. Noi siamo appunto l'unità Epale, sta dentro l'agenzia Erasmus+, che sta dentro INDIRE, Istituto Nazionale di
Documentazione e innovazione per la ricerca educativa, che ha una sede storica e legale a Firenze, ma dei nuclei territoriali a Torino, a Roma e a Napoli, quindi nord, centro, sud. Oltre a tutti gli altri aspetti appunto legati all'innovazione educativa, è agenzia Erasmus per il programma a livello nazionale per i settori della scuola, dell'educazione degli adulti e dell'università. Di questo del programma fanno parte, oltre alle azioni chiave 1 e 2, quindi la possibilità di azioni di mobilità e di partenariato, le piattaforme eTwinning ed ePale, che sono dedicate rispettivamente al mondo della scuola e dell'educazione degli adulti, oltre alla rete di Euridici, che è una rete di informazioni sui sistemi di istruzione. E quindi veniamo ad ePale. ePale, acronimo di Electronic Platform for Adult Learning in Europe, è la piattaforma europea per l'EDA, è dedicata ai professionisti, quindi non ai discenti, agli utenti finali, ma ai docenti, agli educatori, ai formatori, ai ricercatori, ai decisori, volontari, media e quant'altro. Ha raggiunto dal 2015, quando è stato lanciato, oltre 90.000 iscritti in Europa e offre opportunità di formazione e networking. Con il Covid, ovviamente, ePale ha avuto, diciamo, un'involontaria pubblicità, perché trattandosi di un luogo di incontro online, nel 2020 ha giocato un ruolo fondamentale, vorrei dire, a sostegno dei docenti che si sono trovati appunto a dover non tutti erano a fronteggiare le nuove modalità di didattica a distanza, che in teoria anche nell'educazione degli adulti erano già presenti con la FAD, ma non così implementate, e comunque a fronteggiare situazioni di difficoltà. E ePale è proprio un luogo di incontro, è un centro risorse, ma anche proprio una community dove ci si incontra, dove ci si scambiano esperienze. E quindi appunto nel 2020 ha avuto una grande crescita ed è stata creata una sezione proprio delle community stories. Anche qui veniamo all'idea della storia come appunto all'approccio narrativo come mezzo di condivisione e anche per diffondere in questo caso idee e innovazione. E quindi da tutta Europa sono giunte tantissime storie che sono poi state pubblicate in piattaforma, le potete trovare, storie di educatori e di insegnamento a distanza e di appunto in tempi di Covid. L'edizione del 2020 è stato un grande successo, tutte le storie verranno raccolte in una pubblicazione e ci sarà una nuova edizione nel 2021. Questo è uno screenshot della piattaforma, risale a ieri, e così vedete insomma le principali sezioni che sono a proposito di ePale, dove appunto si spiega come è organizzato e l'organizzazione appunto in unità nazionali, di cui noi siamo quella italiana, e poi ce n'è una in ogni paese partecipante, che sono più di quelli dell'Unione Europea e più di quelli sono oltre 30. E poi c'è un'unità centrale, la politica dell'Unione Europea, che poi vedremo, dove si appunto un po' con un approccio questo top down vengono diffuse le priorità politiche sul tema, le attività della community con i vari gruppi, i temi che qui vedete esplosi e che sono i numerosissimi temi dell'educazione degli adulti, poi suddivisi in macro temi. Adesso non li leggo tutti, ma potete trovare quello che più vi interessa nell'ambito del sostegno agli allievi, ambienti di apprendimento, competenze per la vita,
politiche, qualità, e fra le competenze per la vita rientra appunto ovviamente anche l'alfabetizzazione sanitaria. Qui vi ho esploso anche le lingue, anche queste oltre 30 lingue, il portale è disponibile in tutte queste lingue, non solo fra l'altro appunto lingue ufficiali, ma anche Gael, tantissime lingue. Qua sotto invece vedete i focus che caratterizzeranno tutto il 2021, i temi che rispecchiano un po' quelle priorità europee che abbiamo visto poc'anzi: competenze per la vita e per il benessere personale, transizione digitale, cambiamento sociale e inclusione. Dunque, giusto due parole per dire che l'alfabetizzazione sanitaria o health literacy, l'educazione alla salute, rientra a pieno titolo nel campo dell'educazione degli adulti, nel suo mirare alla globalità della persona, in un'attenzione permanente verso il miglioramento dello stile e della qualità della vita. L'educazione alla salute intesa da noi appunto come processo di sviluppo delle competenze e della capacità delle persone, come abbiamo visto anche finora. Possiamo parlare di tre dimensioni principali: lifelong, life wide and life deep learning. Lifelong è sicuramente ormai un concetto acquisito a livello europeo da si parla appunto di apprendimento lungo tutto l'arco della vita e abbiamo visto come cittadini anziani attivi lo si diventa se si inizia da piccoli. E così appunto un'azione che accompagna tutta la vita del cittadino, ma anche life-wide, il che fa riferimento ai diversi contesti, quindi appunto formale, non formale, informale, non solo a scuola, ma tutte le occasioni sono buone per apprendere, per sviluppare competenze e ancor meglio sarebbe se poi questi apprendimenti risultassero certificati, ma insomma questo è ancora un po' a metà strada, diciamo, questo percorso, però sicuramente si cerca di poter offrire ai cittadini tantissime occasioni di apprendimento e Life Deep invece appunto fa riferimento alla dimensione profonda della persona e al perché le persone apprendono ed è quella dimensione che poi può portare a non solo se facciamo riferimento all'aderenza alle terapie, al cambiamento degli stili di vita per seguire determinate indicazioni, non solo al comprenderli, ma al condividerli profondamente e quindi ad aumentare le possibilità che poi queste indicazioni vengono messe in atto con appunto una buona aderenza. E si tratta insomma di sviluppare nei cittadini le capacità per scegliere e realizzare liberamente il proprio progetto umano e sociale di vita agendo sulle convinzioni profonde. Ecco, qua sono soltanto, ve lo lascio visivamente, questa è la sezione qual è il ruolo dell'Unione Europea nell'apprendimento degli adulti, giusto appunto per far capire come dal 2000 si sta lavorando molto su questo tema e con successive comunicazioni, raccomandazioni, le competenze chiave, educazione adulti non è mai troppo tardi per imparare, poi ancora le agenda e poi appunto altre che fanno in più riferimento al skilling, upskilling, reskilling, ma educazione degli adulti appunto per noi è su a 360 gradi sulla persona e non solo in senso professionale.
internazionale. Velocemente vi ho riportato qui alcune delle sezioni, alcune delle possibilità che avete per navigare la piattaforma, perché una caratteristica è sicuramente che la piattaforma è molto ricca, talmente ricca che a volte insomma, bisogna cercare bene quello che si cerca, quindi potete cercare con appunto aprendo la sezione dei temi, alfabetizzazione sanitaria e vi trovate, questo è per esempio il primo articolo che abbiamo, che fa riferimento poi anche all'intervento di prima di Arella Ciuc da Trieste, le pillole di movimento e di lunga vita attiva. L'associazione Lunga Vita Attiva è molto appunto attiva, scusate, il bisticcio a Trieste da tempo e promuove tante attività non solo di vita sana, ma anche di cultura e molto altro su Trieste. Poi la vedremo partecipare anche nei gruppi. Qui ad esempio abbiamo la newsroom, qui vi ho riportato l'articolo che fa riferimento al fatto che lunedì della scorso abbiamo fatto questo breve talk con Patrizia Garista, che conoscerete fra poco, ricercatrice in Dire, si può imparare la salute per tutta la vita. Anche questo potete rivederlo, la videoregistrazione. Questo è nelle storie. Questa è un'esperienza che abbiamo anche qua fra i partecipanti dell'azienda sanitaria di Prato. Questo libro, Al di là della sottile linea, ha raccolto le storie del Covid, non solo dei pazienti, ma anche degli infermieri e di tutte le persone, dal personale delle pulizie, accoglienza, area tecnica, amministrativa, di questa esperienza che ha un po' sconvolto la vita di tutti. Al di là della sottile linea, la sottile linea indica, come potete leggere, il limite spesso impercettibile fra lo star bene e lo stare male, così come può accadere. Ecco, sono velocemente, vi faccio vedere ancora, mi faceva piacere citare a tutti perché poi saranno magari condivise nei gruppi, ma queste sono alcune esperienze presenti oggi. Radio Linda, che modererà il gruppo 2, è un'associazione per la promozione del benessere e la tutela dei diritti delle persone fragili, che offre sostegno, reti, occasioni di formazione, con anche questo mezzo particolare della voce, della bella voce poi di Linda e dei suoi collaboratori. E così invece, quando cliccate sul tema in home page competenze per la vita e per il benessere personale, vi potete trovare di fronte ad articoli che parlano campagna di vaccinarsi, un progetto di comunicazione delle detenute di Pozzuoli, sulla giornata mondiale della salute, eccetera. Ecco, era per farvi vedere un po' un repertorio, quello che potete trovare in piattaforma. Vi volevo ancora menzionare le pale Journal, che è una rivista scientifica che nasce dalla collaborazione tra Epale, Indire e la RUIAP. La RUIAP è la rete universitaria italiana per l'apprendimento permanente, e che unisce 32 università che appunto sono attive sul versante dell'apprendimento permanente, e propone una selezione semestrale, ne escono due numeri l'anno, di articoli accademici e di recensioni di libri in doppia versione linguistica, italiano ed inglese. È disponibile per la consultazione digitale, è una rivista digitale, ma ne stampiamo poi anche un po' di copie per una maggiore circolazione. Se siete interessati potete farne anche richiesta e ve le invieremo. Qui ci sono citati gli ultimi numeri, Educazione per il futuro, Epale Italia, le sfide dell'apprendimento in età adulta, e
e anche gli ultimi titoli. Trovate tutto reperibile in piattaforma. L'invito è a unirvi a noi, entrate nella community, vi sarete già registrati se partecipate a questo seminario, ma l'invito è proprio a partecipare attivamente. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di aver preso poco tempo e vi lascio i recapiti. Questo è l'indirizzo, la URL, questa è la mail generica, potete scrivere tranquillamente, poi ci smisteremo. E, siamo su Facebook, su Twitter e su YouTube.